Lecce o Lec non fa differenza, l'Udinese vuole vincere e dopo il biglietto per gli ottavi di Coppa UEFA arriva anche la salvezza virtuale chiesta soltanto ieri da Marino. Missione compiuta? Sì, credo di sì, siamo molto vicini anche numericamente, diciamo così, alla salvezza e questa vittoria ci consente di lavorare meglio, di affrontare la partita di sabato con uno spirito diverso, con una serenità diversa. Il tecnico bianconero propone i 7 undicesimi della squadra che ha battuto i polacchi del Lech. Di fronte una formazione con l'acqua alla gola, tipica della zona retrocessione, che perde Castillo nella rifinitura e si affida a Tiribocchi per risollevarsi. Sul colpo di testa dell'attaccante del Lecce, Belardi, il vice di Handanovic, è pronto. L'attacco dell'Udinese, orfano della fantasia di Di Natale, risulta molto più sterile. Così il più pericoloso è un difensore, Coda, ma i guanti di Benussi rimangono immacolati. A sporcarsi è soltanto il taccuino di Velotto, con 4 ammoniti in 40 minuti. Nella ripresa, Marino, per vincere la noia di Pozzo, cambia subito e mette al volante dell'Udinese D'Agostino. A farsi vedere ancora Coda, ma il più pericoloso è sempre il Lecce, che sfiora il vantaggio su calcio d'angolo. Dopo 11 gol subiti dai friulani, su calcio da fermo, Lukovic questa volta salva sulla linea. Sul successivo contropiede Floro Flores impegna Benussi per la prima volta dopo più di un'ora di gara. E forse stare fermo per troppo tempo provoca l'errore del portiere salentino, che sulla punizione di D'Agostino fa un passo nella direzione sbagliata, fine del regista bianconero. La reazione del Lecce è soltanto nervosa e porta al fallo da espulsione di Ariatti su Sanchez. Con la squadra in 10, Beretta si affida a Papavaigo e proprio sull'attaccante senegalese viene commesso il presunto fallo da rigore che fa arrabbiare il tecnico del Lecce, l'unico in Serie A ancora secco di penalti a favore. Per l'ennesima volta un episodio su un fallo di rigore, da rigore netto, non ci è stato concesso e noi più che mettere gli uomini davanti alla porta non possiamo fare. Se poi dopo in maniera scorretta veniamo fermati e non ci viene dato quello che ci spetta, diventa difficile. Rimane il tempo per il primo gol in campionato di Giovanni Pasquale, inedito come il destro usato dal laterale bianconero che chiude la settimana perfetta dell'Udinese. Passare il turno di Coppa UEFA come l'abbiamo passato, giocare ogni 3 giorni, vincere una partita come quella di oggi, che è stato tutt'altro che semplice, diciamo che è stata anche questa una piccola impresa di questa giovane Udinese.